Buongiorno e buon caffè. Ho ascoltato, ho partecipato, ho assistito qualche sera fa insieme a mia moglie in una gremitissima chiesa di Sant'Angelo a un intervento di Costanza Miriano che parlava soprattutto della relazione tra marito e moglie, con la sua consueta e pacata ironica saggezza, partendo da un patrimonio profondo come i testi delle scritture, che come dicevo potete interpretare come siano, ma comunque sono sempre dei testi che hanno da raccontarci qualcosa. Ed è tornata con una spiegazione e un approfondimento ancora più intriganti sul famoso discorso delle parole di San Paolo sulla sottomissione e sulla disponibilità a morire, raccontandolo in un modo che mi ha entusiasmato e soprattutto schiarito un sacco di cose. Già, perché questi due punti in effetti svelano molto dell'animo umano. La sottomissione a cui sono invitate le donne non è un essere sottomesse, messe in discussione nella loro dignità personale, ma l'invito a rinunciare alla voglia di controllo, alla voglia di controllare tutto, alla voglia di essere sempre presenti in ogni cosa, nella vita di tutti, controllare lo spazio, controllare i desideri, essere sempre capaci di pilotare gli altri. Che in effetti, bisogna dirlo, è una caratteristica che molte donne hanno spesso. L'invito agli uomini invece a morire per lei è morire nella propria egoismo, nel proprio desiderio di controllare il tempo, di controllare se stessi, di isolarsi, di rimanere chiusi nel proprio angolino, ignorando completamente quello che fanno gli altri, separandosi dagli altri, separandosi dalla moglie, separandosi dalla famiglia. In ultima analisi, un invito molto forte e chiaro all'amore. Da una parte a rinunciare al desiderio di controllo per lasciare spazio agli altri, dall'altro a rinunciare al desiderio di chiudersi nella propria bolla per dedicare il tempo agli altri. Mi sembra che sia un invito che non si possa non cogliere e non fare proprio. Curioso, vero, quanta saggezza ci sia in un testo di milioni di anni fa, quando qualcuno è capace di estrarre da questo tesoro cose nuove e cose antiche. Buongiorno e buon caffè.